Siete mai stati in volo su di un elicottero durante un soccorso in alto mare? Avete mai pensato a come la macchina del soccorso possa prepararsi ad intervenire durante una catastrofe? Bene, ciao, sono Francesco ed oggi vi porterò in volo con noi alla Squalo 18. Ogni giorno uomini e donne appartenenti a tutte le forze armate, forze di polizia e forze di protezione civile si addestrano anche per intervenire e portare soccorso nelle situazioni più disparate e critiche. Il nominativo Squalo venne dato dall'Aeronautica Militare a fine degli anni 80 per identificare tutte le esercitazioni di salvataggio in mare. Negli anni poi la responsabilità sia operativa che amministrativa e di gestione è passata alla capitaneria di porto, che ha voluto comunque mantenere il nominativo squalo. Ma entriamo nel vivo. Un velivolo appena decollato dall'aeroporto di Olbia dichiarerà emergenza e la volontà di rientrare sull'aeroporto di partenza il prima possibile. Da prima la torre di controllo perderà il contatto radio e poi successivamente il contatto radar. Verrà diramato subito l'allarme alla capitaneria di porto, che provvederà a far convergere tutti i natanti disponibili nel luogo dell'ipotetico crash. Verrà anche fatta divergere la nave Orione, che diventerà il Launching Commander, un vero e proprio centro di comando operativo avanzato che gestirà le operazioni di soccorso sia marittime che aeree. Verrà richiesto ovviamente anche il supporto aereo ed ecco che entriamo in campo noi. Oggi saremo in volo su di una B-212 dell'Aeronautica Militare del 15° stormo e anche se è un'esercitazione, vi assicuro che le tempistiche e la concentrazione a bordo sarà come quella di un evento reale e non mancheranno difficoltà impreviste. Perciò preparatevi al decollo. Ok, tutto buono dentro. La prua sarà 208 poi. Ok, grazie. Aircraft Coordinator, buongiorno dalla Speedy 3. Siamo sul luogo dell'incidente con i survivor in vista. Appresciato rosso. Ok. Elicottero aeronautica, elicottero aeronautica da nave Orione. Allora, buongiorno, Speedy 03, elicottero aeronautica, per noi forte e chiaro. Allora, pronti per avvialancio, Claudio sei tu l'operatore, giusto? Confermo. Ok, raga, vi stavo per lanciare vicino al gommone, no, una volta che siete pronti ci fate segnale, ok? Ok. Ok raga, in finale. 860, operatore imbracato, porta aperta, autorizzatore di guida. Lo prendo. Vai, più metri mio, siamo a 70 piedi. Porta aperta. Imbracato hot mic. Confermo imbracato hot mic. Sicurezza dietro. Pronto per il recupero. Ok, andiamo. Franz, siamo in finale. Autorizzata l'apertura a porta e radio guida. Ok, appa. Il finale in vista. Il target in vista. Buona direzione. Avanti 30. Avanti 30. Avanti 4. 4. Avanti 3. Sinistra 1. Sinistra 1 in arrivo. Avanti 1. Avanti ancora 1. Avanti 1. Dopo avanti, sinistra 2. Avanti 2. Sinistra, avanti 2. Avanti 2.
di 1. Avanti 1 e arrivo. Ok, stop avanti verticale, sarà sul salendo. Alla prossima.